Presentato questa mattina presso la sala consigliare del comune di Farindola il protocollo d'intesa che consente, grazie ai detenuti della casa circondariale di Pescara, il recupero e la riapertura dei più importanti sentieri naturalistici del territorio di Farindola e dell'ente parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Un bellissimo progetto nel quale due grandi amministrazioni, quella penitenziaria e l'ente parco, si mettono insieme per dare una mano a questo territorio a ripartire. È un progetto nel quale 8 detenuti del carcere di Pescara, sotto la guida degli operatori esperti del parco, ripristineranno questi sentieri così importanti per far ripartire il turismo in questa zona. Un progetto che riaccende il cuore dei detenuti e il cuore di Farindola. Certo, è un progetto bello, mi piace questo slogan, che riaccende il cuore di Farindola e il cuore di questi detenuti, perché bisogna guardare sempre con speranza al futuro. Questa è la seconda opportunità per i detenuti e per Farindola e quindi io sono sicura che Farindola, ma anche i detenuti, sapranno giocarsi bene questa loro seconda opportunità. Sì, è uno straordinario progetto messo in campo dalla senatrice Chiavaroli, che non finiremo mai di ringraziare per tutte le iniziative che sta attivando da quel fatidico 18 di gennaio. E questo progetto vede l'ente parco e un altro ente straordinario come la casa circondariale che si mettono insieme per dare una risposta sociale a persone che hanno attraversato un brutto momento della loro vita, quindi dando loro la possibilità di redimersi e di ripartire e aiutando un'altra comunità che è in sofferenza come quella di Farindola, affinché questo territorio possa tornare a splendere anche dal punto di vista turistico. E non a caso l'obiettivo di questo progetto è riqualificare alcuni sentieri del parco per rendere la nostra Farindola più bella per i turisti e per tutti i farindolesi. Aiuto importante arriverà dalla società Area Legno, che sarà fornitore gratuito del materiale in legno per le staccionate dei sentieri.